C'è chi cerca riscatto dopo due passaggi a vuoto, c'è chi cerca i primi tre punti dopo un pareggio ed una sconfitta. Se i presupposti sono questi, ci attenderà un match scoppiettante. Amici sportivi e passione di calcio, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Pasquale Novi di Angri, dove sul terreno di gioco si affronteranno Angri e Jelbison in occasione del match valido per la terza giornata del campionato di Serie D, girone H. Tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro. Signora Ronne che controlla il cronometro e fischia, comincia Angri Jelbison. Avanti Longo che è tornato in campo, spizzerà di testa verso Kevin Giorgio e poi pallone buono per Longo che si cammina verso l'area di rigore. Longo, pallone in mezzo sul fondo, possesso ancora però per la Jelbison con Muratori, quindi Lollo, poi Lollo ancora, c'è Herrera che però regala il pallone a Barone, Barone in aria, Barone prova il tiro, l'intervento di Scarpato, anzi dei gruppetti di uomini in aria, in movimento, basso, la conclusione, poi ancora il tiro ribattuto, pallone che resta è quello dell'area di rigore, ancora Herrera che scambia con Marasco, poi Giorgio molto largo, lo scambio verso Longo, Longo prova il tiro, la parata, l'apertura verso Cordato, Cordato che crossa in mezzo, Milan, mister liquidato, traiettoria ad uscire, colpo di testa, devia il cross alla difesa, poi subito Marasco a ribadire in porta, cerca compagni liberi, va direttamente da Croce con la testa verso Barone, Barone lotta con Dorsi, la deviazione, Scarpato attraverso Di Manzo, svircola Barone e poi pallone si perde sul fondo, ha rischiato di far capitolare il muro difensivo grigio rosso, come adesso Tazza, il pallone in mezzo, Croce la prova, deve fare qualcosina di più dunque la squadra di liquidato per essere più pericolosa e far male alla Jelbison, il petto di Croce per Tazza, si vede giocare ancora Tazza, largo sull'out di destra e cross, il colpo di destra di Croce, poi la respinta, c'è Barone che si è trovato sulla respinta di Scarpato e ha portato la Jelbison in vantaggio. Tura verso Marasco, il controllo del numero 21, poi pallone per De Marco, ancora il numero 30, rientra poi colpo di testa di Longo, Milan era propriamente a campo, Croce con la spalla, quindi Marasco mette giù il pallone solo per un istante, Lollo lotta ma c'è l'Angri che recupera con Herrera, il corridoio per Longo, Giorgio, 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 il tiro e l'Angri porta la gara in parità con il primo gol in maglia grigio rossa di Kevin Giorgio, minuto 35. Parte il numero 10, il pallone in mezzo, la deviazione da parte della difesa, poi Longo prova la rovesciata, Milan, Picascia. Sinistro, poi c'è stata una conclusione deviata, sarà questa probabilmente l'ultima situazione del primo tempo, Milan allontana, ancora calcio d'angolo, no, messa da fondo ma nulla di fatto perché arriva il duplice fischio, dunque Angri e Jelbison vanno a riposo sul punteggio di 1-1, il petto di Croce, poi De Pasquale, ancora Jelbison con Casiello, spinge sulla sinistra, ancora il numero 3, Casiello, il cross in mezzo, Barone, anzi no, vantaggio nuovo per la Jelbison al 47esimo. La rete porta la firma di Lollo.
Subito Picascia profondo verso Giorgio con il petto all'indietro, Herrera, quindi Giorgio mette giù il pallone, Giorgio resiste alla carica di Manzo, ancora Giorgio per Longo, pallone ancora per Giorgio, viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro. De Marco tocca per Kljajic, pallone in mezzo Marasco, poi c'è una deviazione con un braccio attaccato al corpo secondo il direttore di gara, contropiede per la Gerbison, Tazza avanza, Tazza prova addirittura il tiro scarpato, si fa aiutare dal palo, il possesso ancora la Gerbison con Manzo, zona tiro, la conclusione, la deviazione, calcio d'angolo di Scarpato, il solito Manzo, traiettoria ad uscire, colpo di testa di Tazza, avanza ancora Kljajic verso Giorgio non riesce a controllare subito il pallone, ancora però controlla il 27, Giorgio il tiro e quindi l'intervento di Camilleri in profondità verso Croce prova la prodezza, Fabiano, ancora Kljajic, Longo scambia rapido con De Marco, va sul fondo il numero 30 e cross in mezzo Marasco, spizza di testa, ancora il pallone buono sulla sinistra per Tipaldi, ancora il cross direttamente out, pallone però che si perde a metà strada, poi Marasco, pallone per Giorgio c'è l'uscita di Milan, Mano che elude l'intervento di De Pasquale che però si ripropone, poi passa il pallone a Bubas, spinge il numero 19, ancora Bubas, il corridoio per Croce in aria, Croce! Insacca il numero 20 al 76esimo. Palmieri, avanza Palmieri, pallone verso Longo, lo stop di Longo, poi la girata! Esce Milan, poi ancora Schatz per Langri, Marasco per Mansur, ancora Mansur, va sul fondo, Mansur prova il cross, tagliato, Milan allontana per Cardone che può provare il cross, ecco che arriva Giorgio! Croce in aria, Croce in serie di libri, Croce! Titoli! Di coda al Novi, gol bellissimo, Marasco, Kljajic, ancora Kljajic per Palmieri prova il tiro, Milan, la Gerbison espugna il Novi con il punteggio di 4-1, le reti portano la firma di Barone al 30esimo, pareggio momentaneo dell'Angri al 35esimo con Giorgio, poi a inizio ripresa la rete di Lollo al 47esimo e poi al 76esimo e al 90esimo la doppietta di Croce che suggella il primo successo della squadra di Vallo della Lucania.